Thank you Alanis Morissette qui a Radio Linea numero 1 e thank you grazie al nostro filosofo e saggista Diego Fusaro che come ogni domenica ci raggiunge via telefono. Ciao Diego, ben ritrovato. Un caro saluto da Diego Fusaro e buona domenica. Buona domenica a te, ormai è più di un anno che ci troviamo a commentare i fatti che riguardano la pandemia, i vari lockdown e anche le famose riaperture, che però ecco avvengono un pochino a singhiozzo, c'è ancora il coprifuoco, quindi è un pochino uno stillicidio. Sì, direi proprio di sì, uno stillicidio mi pare la formula più corretta e puntuale, uno stillicidio naturalmente per i cittadini e precipuamente per coloro i quali lavorano con quelle attività. Io penso sempre ai ristoratori, in realtà sono molte altre anche le attività sofferenti, penso alle palestre per fare un esempio concreto. Naturalmente è chiaro che se c'è un'emergenza epidemiologica bisogna prestare attenzione per evitare i contagi, ma la domanda resta sempre quella: fino a che punto in nome della lotta al virus si possono mettere le persone in condizioni di non poter lavorare, quindi in molti casi di non poter vivere, perché poi in assenza di un welfarismo di Stato attivo si rischia davvero di produrre 1 milione di disoccupati. Questi sono i dati Istat di quest'anno. Ecco, quindi una vera politica dovrebbe riuscire a contemperare salute e lavoro, salute ed economia, e purtroppo in Italia non è stato così. Forse in Germania, da quello che apprendiamo, sono stati più bravi. In Italia sicuramente non si è riuscito a trovare un'armonia tra le due istanze. Ancora ora ci troviamo con il coprifuoco, del resto. Peraltro io sostengo la tesi secondo cui ormai nemmeno più si parla di normalità, si parla tutt'al più di zona gialla, quasi come se fosse il non plus ultra di libertà possibile a cui dobbiamo aspirare. Ecco, a me piacerebbe invece che si tornasse a parlare di ritorno alla piena normalità in tempi rapidi e di ripresa della vita in tutte le sue qualificazioni e determinazioni. Vedo che purtroppo la direzione che si sta seguendo è un'altra e vedo che molte attività difficilmente stanno ripartendo e forse non ripartiranno mai. Penso ad esempio agli operatori di viaggi, è una categoria martoriata da questa situazione sicuramente. Che cosa fa il governo in concreto per queste categorie, dobbiamo domandarci. Io ho il sospetto che tutto questo non corrisponda semplicemente a una sorta di accidentalità fortuita, ma c'è qualcuno che sta approfittando dell'emergenza per tutelare i propri interessi. Non parlo semplicemente, come tutti fanno, del Big Pharma, ma parlo anche molto banalmente dei colossi e-commerce, che ovviamente se non ci sono più i negozi di prossimità ci guadagnano e ci straguadagnano, per fare un esempio. Quindi ecco, non perdiamo di vista, accanto alla salute, alla questione medica, sanitaria, anche la questione economica, sociale e politica, che è molto importante a mio giudizio. E poi c'è la questione psicologica, al di là dei disagi psicologici provati da tutti, perché si parla tanto di bambini e di adolescenti, ma in realtà tutti siamo dentro a questa emergenza. Mi riferisco anche al fatto che ci stiamo in qualche modo abituando a questa nuova realtà, quindi quasi, come hai detto già tu, quasi non si pensa neanche più, non si combatte neanche più per tornare alla normalità, cioè si punta al massimo alla zona gialla. Sì, è proprio così, è proprio così. Leggevo addirittura sul Fatto Quotidiano un articolo, il cui autore non ricordo ora francamente, che diceva di rimpiangere il primo lockdown, quando si trovava totalmente in casa senza dover pensare ad altro. Ecco, siamo entrati in quello che taluni chiamano il bozzolo pandemico, no? Leggevo di un articolo sull'Huffington Post che diceva che forse non siamo pronti ad abbandonare il nostro bozzolo pandemico, che è un altro modo di dire che forse ormai ci siamo abituati a questa nuova normalità. C'è un passo molto bello dell'Amleto di Shakespeare in cui Amleto si stupisce di un becchino che sta scavando fosse, intanto fischietta, e si domanda: ma com'è possibile? E gli rispondono: l'abitudine rende avvezzi anche a questo, no? E in effetti anche noi ci stiamo abituando a cose a cui forse mai avremmo pensato di poterci abituare, come appunto i lockdown, i coprifuoco, il distanziamento sociale, a considerare l'altro come un virus essenzialmente, non come un amico, un compagno, un affetto. Si sta decostruendo la socialità, questo è il punto fondamentale. I teorici della biopolitica sottolineano sempre il fatto che la logica immunitaria
procede in una direzione opposta rispetto a quella comunitaria. Se vuoi l'immunità, devi rinunciare alla comunità, perché quanta più socialità hai, tanta minore l'immunità che puoi garantire a te. E quindi, come dire, si sta decomponendo la società, lo stiamo vedendo molto nettamente. Vedevo proprio ieri che, mi pare, in un comune in Campania hanno già creato le panchine per i parchi pubblici col distanziamento, dove in pratica c'è un posto a sedere nella parte estrema destra e un posto a sedere nella parte estrema sinistra, in mezzo è vuoto con la scritta 1,5 metri di distanziamento sociale. Ecco, sono piccoli segnali che forse messi uno accanto all'altro ci restituiscono un quadro più o meno completo di ciò che sta accadendo e di come sta mutando il nostro immaginario. Come diceva Camus, la peste, alla fine quelli che cambiano veramente siamo noi, ecco. Esatto, ridiamo per non piangere, queste panchine strappano anche un sorriso per quanto, insomma, la situazione a volte sfugga davvero di mano. Quindi grazie al nostro filosofo e saggista Diego Fusaro, che ogni domenica è qui con noi a commentare i fatti presenti, e vi rimando, per approfondire il suo pensiero, a tutti i suoi libri. Quindi grazie Diego e a domenica prossima. Grazie, un caro saluto da Diego Fusaro e buona domenica. Radio Linea, numero 1.